Luigi Bacciani, nominato presidente di Veneto Film Commission. Resta ricoverata agli arresti in ospedale la mamma che ha ucciso la sua neonata, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Maxi processo BBB in aula bunker a Mestre, il giudice annuncia puntiamo a chiudere con una sentenza entro il 2020. Il presidente del tribunale di Vicenza Rizzo, riporteremo il processo BBB a Vicenza. Poliziotto in borghese vigilante, si abbetta al detector, targa system, una fiera dell'oro di assegno della sicurezza. 14 opere date per un valore di 200.000 euro confiscate dalla Guardia di Finanza vanno a Palazzo Chiericati. Buonasera a tutti, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Vicenza. Apriamo il telegiornale con una notizia arrivata in questi istanti alla nostra redazione. A Montecchio Maggiore, un 86enne è stato trovato privo di vita in casa dalla moglie. Stando a quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato colpito violentemente al capo. I carabinieri che sono sul posto naturalmente indagano a 360 gradi, le piste per ora sono ancora tutte aperte. Dunque è un dramma a Montecchio Maggiore, un anziano, un 86enne che è stato trovato privo di vita in casa dalla moglie, colpito violentemente al capo. Andiamo avanti con il telegiornale, cambiamo decisamente argomento, l'esperienza dell'informazione al servizio anche del cinema in Veneto, una nomina importante oggi per il nostro direttore Luigi Bacciani. Sentiamo. Oltre alla TV anche il cinema, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente un territorio tante volte raccontato, scandagliato e indagato. Il nostro direttore Luigi Bacciani è stato nominato presidente della Veneto Film Commission, istituita poco più di un anno fa con il compito di attrarre e facilitare la produzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive nel territorio regionale. L'annuncio stamane a Roma da parte dell'assessore alla cultura della regione Cristiano Corazzari. Con la nomina di una personalità come Luigi Bacciani, spiega Corazzari, si potrà finalmente mettere in moto la macchina della Film Commission, che offrirà assistenza gratuita e supporto logistico alle imprese produttrici, aiuterà la filiera delle nostre imprese a fare rete e sosterrà i nostri territori nel diventare set ancora più attrattivi. Il Veneto come terreno ideale per film e fiction, rafforzando un appeal che il cinema non ha mai sottovalutato. Troppi per citarli tutti i titoli che hanno visto come scenari i nostri territori, da classici come Morte a Venezia e Signore e Signori, alla filmografia di Ermanno Olmi, fino alle mega produzioni hollywoodiane come l'ultimo episodio delle geste di Spider-Man. Ma l'obiettivo è fare ancora meglio, con l'esperienza di chi il Veneto lo conosce attraverso lo sguardo indagatore dell'informazione. La squadra che vede il nostro direttore alla guida è formata anche dai neoconsiglieri Giacomo Brunoro, consulente editoriale, Cecilia Valmarana, responsabile di Rai Movie, l'imprenditore Vittorio Dalleone e la ricercatrice dell'Università di Padova, Giulia Lavarone. Subito a disposizione un budget di 5 milioni di euro, ottenuti grazie ai fondi della programmazione PORFESR 2014-2020. Perché il Veneto, location inconfondibile amata dai grandi cineasti, possa meglio strutturarsi anche in termini di produzione, accoglienza e organizzazione turistica. Una sfida tutta da vincere. È stato convalidato l'arresto per Federica, la mamma che ha ucciso la sua neonata di appena 4 giorni, resta quindi nel reparto di psichiatria in arresto. Rimarrà agli arresti in ospedale nel reparto di psichiatria del San Bortolo di Vicenza, sorvegliata dai carabinieri di via Muggia. Federica, la mamma 42enne accusata di aver ucciso la sua piccola Alice di 4 giorni, gettandola a terra 2 volte, domenica sera, nella loro abitazione di Lisiera di Bolzano Vicentino. Lo ha deciso il GIP, il giudice per udienza preliminare Mantovani, dopo che Federica si è avvalsa della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia in sede di convalida dell'arresto avvenuto in ospedale. Il suo difensore Elisabetta Cardello ha già depositato l'istanza per l'incidente probatorio con la quale si richiede una perizia psichiatrica, azione fondamentale per capire se la donna sia in grado di affrontare un giudizio, se in quella maledetta sera della tragedia era anche pur minimamente cosciente, insomma se vi era intenzionalità o meno. Il marito, unico testimone della tragedia, non avrebbe visto Federica scagliare a terra la piccola Alice, l'avrebbe vista che era già a terra.
Qualora venisse ritenuta responsabile del fatto, la linea della difesa è quella del vizio di mente, l'assenza di capacità di intendere e volere di Federica. La donna soffre di psicosi antidepressiva post parto e attualmente sottoposta a terapia farmacologica con dosi di antidepressivi. Dal letto d'ospedale Federica continua a dire che la sua vita è finita, che non c'è più sua figlia e a voler morire, tentativo che aveva fatto la sera stessa del dramma che ha sconvolto una famiglia considerata da tutti serena e tranquilla. E dalla tragedia della mamma che ha ucciso la sua neonata al dramma di una mamma e di un papà che invece hanno fatto di tutto per salvare la loro bambina di appena 7 mesi. Grumolo delle abbadesse, il cuore di Giulia ha smesso di battere. Così, all'improvviso, perché queste tragedie non si annunciano mai, lasciano tutti senza parole. Giulia, 7 mesi, in un giorno come tanti, ieri, era stata messa a fare il suo solito riposino pomeridiano, supina, nella culla. E il papà, che dopo un po' andando a controllarla, si è accorto che la piccola era rigida, immobile, non respirava più. Disperati, i genitori hanno lanciato l'allarme. Forse la causa è stato un rigurgito che a quell'età può essere letale. I medici del 118 sono intervenuti immediatamente, hanno rianimato a lungo la bimba finché il suo cuoricino è tornato a battere. Un raggio di speranza. Giulia è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale di Vicenza, dove le sue condizioni sono rimaste gravissime. Lunghe ore d'angoscia in cui la piccola ha lottato tra la vita e la morte. Poi oggi, nel primo pomeriggio, il cuore della piccola Giulia ha smesso definitivamente di battere. Andiamo avanti con il processo BPV, prima udienza oggi in aula Bunker a Mestre, obiettivo chiudere il dibattimento entro il 2020. Dell'accuso mistero, le parti civili che esibiscono. Dalla ristretta aula di Vicenza all'aula Bunker di Mestre, prima udienza in trasferta per il processo relativo al dissesto della Banca Popolare di Vicenza. Nuova sede, intenti veloci. Il presidente del collegio giudicante Lorenzo Miazzi non ha fatto mistero di puntare a chiudere il processo entro il 2020. Chiuse le fasi preliminari, presumibilmente ad aprile, ha detto Miazzi, si inizierà il dibattimento e proprio per arrivare al 2020 è stato fissato un fitto calendario di udienze. La nuova sede, l'aula Bunker di Mestre, a parte il disagio del trasferimento dei centinaia di faldoni contenenti gli atti, agevola di fatto anche fisicamente quelle che sono le udienze preliminari con avvocati che hanno trovato lo spazio adeguato per poter affrontare ancora una lunga serie appunto di udienze tecniche relative alla costituzione di parte civile. Oltre 8.000 quelle presentate ed oggi gli avvocati difensori hanno presentato le eccezioni per eventuale mancanza dei requisiti di forma e di sostanza. In questo momento i singoli difensori degli imputati stanno cercando di demolire pezzetto per pezzetto quelli che sono i singoli atti che sono stati presentati e depositati. C'è anche il rischio che parti civili già costituite vengano estromesse in questa fase processuale, speriamo di no. Ricordiamo che tra le accuse mosse in particolare all'ex presidente Gianni Zonin vi è quella di aggiottaggio, di aver ostacolato l'attività di vigilanza di Consob e Banca d'Italia. Sul fronte invece della bancarotta fraudolenta e il suo legale... Si aprirà un filone di indagine, valuteranno i pubblici ministeri. Per quanto riguarda la posizione del dottor Zonin, credo che in 3 anni sia stato controllato tutto e anche di più, voglio dire, si è verificato. Intanto sono 2 i fronti, da un lato la politica con il fondo per le vittime dei crack delle popolari, dall'altro quello della giustizia. Vi è peraltro l'esigenza di un'affermazione di giustizia, ovvero sia che determinati comportamenti a nostro avviso delittuosi non restino impuniti. Superata la fase preliminare con le udienze tecniche, si attende il dibattimento dove potrebbe essere presente anche lui, l'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. Anche lui ha interesse che il processo venga celebrato, quando entrerà nell'istruttoria dibattimentale, ove necessario parteciperà anche per ascoltare le deposizioni dei testi fondamentali. E all'apertura dell'udienza BPV a Mestre abbiamo avvicinato al nostro microfono il presidente del Tribunale di Vicenza, Alberto Rizzo. Sentiamolo. Il dibattimento è già partito ed è partito nella sede naturale che è quella di Vicenza. I giudici hanno preso atto che il numero di persone interessate e coinvolte dal procedimento è tale da rendere incompatibile la gestione dello stesso all'interno dell'ufficio giudiziario di Vicenza, perché non è in grado di contenere un numero di persone così elevato. Oggi il processo prosegue nell'aula Bunker di Mestre, ma noi riteniamo di poter
riutilizzare il nostro ufficio giudiziario in tempi brevi, non appena il Ministero avrà contato quelle risorse e quelle dotazioni tecniche che abbiamo richiesto. Esiste un problema a Vicenza: secondo i legali dell'ex vertice della Popolare, non ci sarebbe stato un clima sereno per esprimere un giudizio imparziale. No, i giudici sono quelli del Tribunale di Vicenza, così come i pubblici ministeri e gli assistenti. Temporaneamente il processo è stato, viene gestito presso quella sede idonea per ampiezza, ma ribadisco, contiamo in tempi brevi di tornare a Vicenza. E un accordo firmato tra provincia e Tribunale di Vicenza consentirà alle persone con problemi di mobilità di superare le difficoltà di accesso agli uffici giudiziari. Questa rappresenta il modo per portare l'attenzione su un mondo delicato, fragile, come quello degli anziani, dei disabili e delle persone non autosufficienti. Spesso all'interno delle nostre strutture c'è la necessità di ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno. Con questa nuova procedura questa attività sarà molto più semplice, evitando problemi ai nostri ospiti e facilitando le famiglie. La tecnologia per venire incontro ai più deboli, a chi è in difficoltà a spostarsi. Il protocollo d'intesa siglato oggi tra il Tribunale di Vicenza, la provincia, il Comune di Chiampola, la locale IPAB, consentirà ai soggetti bisognosi, attraverso una videoconferenza dal luogo di residenza, di accedere e presenziare legalmente per compiere atti giudiziari senza muoversi fisicamente. Soddisfazione espressa dal presidente della provincia, che auspica che l'intesa firmata oggi dai rappresentanti di Chiampo possa prossimamente essere condivisa con tutti i comuni. Permette a queste persone di non muoversi, quindi non aver costi aggiuntivi anche per il servizio. Io personalmente, da avvocato, ho vissuto l'esperienza di questi procedimenti ed erano proprio delle violenze nei confronti delle persone anziane che magari allettate non riuscivano a muoversi, dovevano con l'autolettiga venire in tribunale. L'esigenza era forte anche da parte dei professionisti della vallata, appunto, e quindi grazie appunto al Tribunale di Vicenza, che ci ha dato la possibilità di implementare queste tecnologie, tutto ciò diviene possibile ed è un aiuto concreto per il cittadino che non ha costi di fatto per nessuno, anzi consente risparmi importanti in termini di trasporto, in termini di tempo, in termini di energie spese. Andiamo avanti parlando di vaccini, perché è ancora polemica per la deputata grillina vicentina Sara Cunial. La tavola rotonda dei cavalieri pentastellati era il 2 febbraio del 2018. È passato quasi un anno da quando i candidati vicentini in lista nella corsa al Parlamento si presentarono in grande stile, e scorrendo i loro volti non si può notare che c'era anche lei, Sara Cunial, la grillina che con un post sul web aveva paragonato la vaccinazione dei bambini contro l'influenza niente po' di meno che al genocidio. Parole portate alla ribalta da Rete Veneta, che hanno fatto il giro del paese. Per fortuna poi, proprio in un'intervista con Rete Veneta, si era pentita. Ricordate? Probabilmente ho offeso qualcuno e chiedo scusa se ho offeso qualcuno utilizzando questo linguaggio così pesante. Adesso dovrà rappresentare il Movimento 5 Stelle, che ha una posizione nettamente opposta riguardo ai vaccini. No, il Movimento 5 Stelle non ha una posizione opposta rispetto a che cosa? Rispetto a quello che ha scritto lei nel posto. No, il Movimento 5 Stelle è molto chiaro e io sarò portavoce del messaggio del programma del Movimento 5 Stelle. Sarò portavoce del programma del Movimento 5 Stelle. Oggi però la cronaca racconta che a Roma è scoppiata una bufera dopo che la deputata vicentina ha organizzato una conferenza nella sala stampa di Montecitorio con Corvelva, associazione vicina ai Freevax, per presentare i dati delle analisi indipendenti su alcuni lotti vaccinali. Un'iniziativa da cui il Movimento 5 Stelle ha immediatamente preso le distanze, e lo stesso ministro alla salute, la pentastellata Giulia Grillo, si è detta totalmente contraria a questi incontri fatti senza la presenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco come controparte. Insomma, Sara Cunial è inciampata di nuovo sulle polemiche e rischia l'espulsione. Come deputata, d'altra parte, in Parlamento, dovrebbe essere la voce del Movimento 5 Stelle, che promuove l'obbligatorietà dei vaccini. Se non fosse più in linea col suo partito, farebbe bene a uscirne, per evitare il rischio di essere costretta a rappresentare un'idea che non condivide. In tal caso, sarebbe una contraddizione tipica della vecchia politica, contro cui i pentastellati
dicono di combattere. Dunque, per evitare equivoci, Sara Cugnal chiarisca una volta per tutte la sua posizione sui vaccini, perché noi eravamo rimasti a questa dichiarazione. Sarà portavoce del messaggio del programma del Movimento 5 Stelle, 4 vaccini obbligatori, possibilmente monovalenti, come da disegno di legge depositato dalla senatrice Taverna. Vediamo insieme adesso il nostro TG Linea Aperta. Avete un problema davanti a casa? Ditelo al vostro sindaco. Aspettiamo tutti i vostri messaggi, le vostre segnalazioni all'indirizzo mail oppure con un messaggino al numero di telefono che state vedendo nella grafica del TG Linea Aperta. Fiera dell'Oro adesso quest'anno verrà ricordato come una delle più sicure delle ultime edizioni. Uno spettacolo scintillante. La Fiera dell'Oro di Vicenza di gennaio, la prima nel calendario internazionale, chiude con più di 35.000 presenze, oltre il 60% dall'estero, a conferma della centralità nel settore gioielliero mondiale. Una centralità che storicamente fa gola anche a ladri, rapinatori e truffatori. I reati però sono in calo, anzi rispetto al passato si stanno velocemente azzerando. Merito dell'organizzazione e della tecnologia. Solo quest'anno sono state 33.000 le auto controllate col Targa System, che individua le targhe segnalate alle forze dell'ordine. Proprio in questo modo, il 17 gennaio, all'inaugurazione della kermesse, è stata ravvisata una macchina sospetta che girava nella zona della fiera. All'alto della polizia però l'auto è fuggita. La pattuglia della squadra mobile ha prolungato l'inseguimento per alcuni chilometri, dopodiché poiché vi era un pericolo evidente per l'incolumità di altri guidatori e di passanti, si è ritenuto di desistere, soprattutto perché nell'immediatezza siamo comunque riusciti a identificare compiutamente chi era all'interno dell'abitacolo, che quindi verrà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Insomma, anche la prevenzione è fondamentale. I campionari orafi ora vengono messi al sicuro nella cassaforte della fiera, dove contestualmente è stato raddoppiato lo spazio per il deposito bagagli. Tra tornelli e metal detector si è mosso un vero e proprio esercito di agenti in borghese e di vigilantes, con l'ausilio di una nutrita schiera di telecamere che hanno reso quasi invalicabile il sistema di sorveglianza interno ed esterno. Sicurezza partecipata che mette in campo varie risorse di natura istituzionale, pubblica, di natura privata, ma tutte in uno stesso scenario, dentro uno stesso dispositivo che permette di ottenere maggiori risultati in termini di sicurezza generale. L'unico episodio degno di nota è il furto di un anello da 2.000 euro nello stand di un indiano da parte di due pregiudicati serbi che sono riusciti a fuggire solo perché la vittima non ha denunciato immediatamente il reato al posto di polizia. I ladri comunque sono stati ripresi dagli occhi elettronici. L'unico reato che abbiamo registrato è quindi un solo furto e si è concluso anche poi con la compiuta identificazione dei responsabili, che quindi saranno denunciati in procura per furto pluriaggravato. E adesso le altre notizie della giornata da Vicenza e provincia. Montorso, anziana intossicata dal fumo ricoverata in ospedale ad Arzignano, l'86enne da sola in casa in quel momento, la figlia era uscita per delle commissioni, ha gettato nelle immondizie la cenere della stufa da pallet, ma questa, non ancora completamente spenta, ha dato avvio ad un incendio. Qualche fiamma, ma soprattutto il fumo che ha invaso i locali di accesso all'abitazione, ha reso l'aria irrespirabile per l'86enne, che è stata trasportata dai sanitari al SUOM 118 all'ospedale locale. Sul posto i vigili del fuoco. La Pinacoteca di Palazzo Chiericati si arricchisce di nuove 14 opere d'arte. Dipinti, inclusioni, sculture, serigrafie e stampe firmate dal valore superiore ai 200.000 euro che erano finite nelle indagini della Guardia di Finanza Dirty Leather sulla Concia del 2009. Confiscate al faccendiere finito nei guai per frode fiscale, oggi sono state trasferite dal comando della Guardia di Finanza alla Pinacoteca Civica di Palazzo Chiericati. Storia di violenza in famiglia. Padre padrone di 50 anni, originario del Bangladesh ma residente a Vicenza con la famiglia di 4 figli, picchia violentemente la moglie di 47 anni e la figlia di 20. La colpa della ragazza è di voler studiare, probabilmente la madre di difenderla. A chiamare aiuto è la stessa ragazza. All'arrivo della volante, la giovane in lacrime, piegata su se stessa, la madre con volto tumefatto e una ferita alla mano. La camera da letto dove si erano rifugiate è completamente a soqquadro. L'uomo, arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, è stato associato al carcere San Pio X.
Montecchio arriva il narcotest alla polizia locale dei Castelli, un'arma in più in mano alle forze dell'ordine per combattere il consumo e lo spaccio di sostanza stupefacente. Lo strumento è utile dal punto di vista operativo in quanto consente in pochissimo tempo di avere un quadro completo e sicuro sulle sostanze che gli agenti rinvengono addosso a persone o trovano abbandonate. Il kit comprende una vasta gamma di tester per le analisi più approfondite da fare sul campo. I risultati infine consentono di procedere rapidamente all'eventuale sequestro della droga. Questa sera torna l'appuntamento con Focus a partire dalle 21.15 con il nostro direttore Luigi Baccialli, ospiti in studio Ilaria Brunelli, Marco Della Luna, Patrizio Miattello, Antonio Pappalardo, Giovanni Prearo e Alberto Villanova. Come sempre mandate numerosi i vostri sms. Da Vicenza è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. Tempo stabile con cielo sereno al poco più nuvoloso sui settori più occidentali e settentrionali. Poco o a tratti parzialmente nuvoloso altrove. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo con gelate diffuse, valori massimi in calo su zone montane e settori centro-orientali della pianura, stazionari altrove, bora debole e moderata sulla costa. Frattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it